In questo video vi faccio vedere i miei materiali d'acquarello. Ciao a tutti, io sono Tamigli Art, io sono un pittore, disegnatore e content creator qui su YouTube. Vi ricordo prima di iscrivervi al mio canale, attivate la campanella e scrivetemi nei commenti quali sono i materiali che utilizzate per dipingere ad acquarello, perché su questo video vi dimostrerò esattamente i materiali che uso e secondo me quali sono i materiali che sono adatti di più per l'acquarello. Quindi vedete questo video e vi faccio vedere la carta, i colori e i pennelli che utilizzo per dipingere ad acquarello. Esistono diverse carte per l'acquarello che usano le carte cotone e carte in cellulosa. Quello più comune sono le carte 100% cotone che ci danno più tempo per dipingere e è più resistente nell'acqua, quindi quando dipingiamo con più velature non abbiamo nessun problema che non riesca che il foglio si buca o il foglio si rompe, quindi questo è il positivo del 100% cotone. Ma il problema è che le carte 100% cotone sono costose, quindi ci sono anche delle carte in cellulosa, sono più leggere rispetto al cotone, ma sono anche adatte per dipingere ad acquarello. Ma attenzione, quando dipingete con l'acquarello non usate troppo le velature, quindi non utilizzate troppo le pressioni come lifting, perché a volte le carte cellulose si possono rompere se date spesso le pressioni come lifting. Quindi con cotone invece si possono fare il lifting più volte. Questa è la carta che sto usando in questo momento, questo qui è di Sanders Waterfall, è una carta 100% cotone, quindi è una carta molto professionale per l'acquarello. Come vedete è una carta davvero resistente all'acqua, allora ha una tonalità leggermente gialla, quindi non è una carta bianca, e secondo me avere uno sfondo un pochino di diverso tono rispetto al bianco è più facile che mi esprimo. Quindi questa carta la utilizzo molto spesso nei dipinti più importanti. Come avete visto sui miei social, il gatto che ho dipinto ad acquarello, ho utilizzato questa carta di Sanders Waterfall. Allora, questa carta ho scoperto quest'anno, è di Favini, è una carta riciclata, meno saprei cotone, ma molto meno rispetto a Sanders Waterfall, non è 100% cotone, ha una tonalità bianca, quindi questa carta è bianca, ma ho avuto anche un po' di difficoltà quando facevo il lifting, un po' questo foglio si imbarcava, quindi questo foglio non lo consiglierei se siete, quando dipingete, siete più abituati a fare il lifting o con la pressione togliendo via i colori. Quindi questa carta sicuramente no, ma si possono fare anche diverse cose. Infatti queste carte le utilizzo spesso sui schizzi, proprio nei dipinti importanti mi capita di fare una, però se devo davvero dipingere con le carte più importanti utilizzo i Sanders. Quando si tratta di colori si complicano un pochino. C'ho questo set di Vincent Newton, sono di Set Studio, quindi Cortman, che sono nella alta qualità ma minore rispetto ai professionali. Vi dico sempre che ci sono infatti delle brand
che producono nelle serie studio, linea studio, come My Mary, come la Schmidt Academia e come lo stesso Vincent Newton, che sono dei materiali che si possono utilizzare come studio, quindi non professionali. Hanno un minor pigmento rispetto ai professionali, però sono della qualità, qualità buona per lo studio. Quindi c'è questo set di Vincent Newton che lo utilizzo spesso se devo studiare la tecnica, anche un po' per la sperimentazione. Quindi questo qui sono insieme con te, e quando voglio parlare anche dei tubetti utilizzo anche i tubetti di Vincent Newton Cotman. La differenza infatti che i tubetti sono più cremosi, invece in Godè sono più solide, però i tubetti si possono trasformarsi in Godè, cioè mettendo nelle cialde diventano Godè, come in questo caso questi di Cotman. Passiamo alla cosa più professionale. Io utilizzo quello dello Schmidt Colorant, che lo utilizzo spesso per creare dei dipinti più professionali, più importanti. Infatti la differenza tra studio e professionale sono della qualità, perché i professionali hanno una qualità extra fine, mentre essere a studio invece no. Quindi questo Schmincarabam costa un pochino di più rispetto a quello studio di Vincent Newton che ho. No. Vi consiglierei, se siete dall'inizio, di partire con l'essere studio, perché ci sono anche delle diverse marche, non solo di Vincent Newton. Ci sono infatti i My Mary, lo Schmidt Academia, come vi ho fatto vedere, però di questa linea professionale. Però lo Schmidt produce anche delle linee da studio. Ecco, partite sempre prima dello studio, che costano un pochino meno, ma non costa di più rispetto al professionale. Che si possono davvero creare dei studi, di informarsi meglio su questa tecnica così difficile. O che avete studiato abbastanza su questa tecnica, se vi è piaciuta la tecnica da quello, potete anche passare della linea professionale, come questo qui dello Schmidt Colorant. Ora passiamo ai pennelli, perché ci sono delle diverse marche di pennelli per l'acquarello, e ci sono anche dei diversi tipi di pennelli per l'acquarello. Infatti ho un sacco di pennelli per l'acquarello, perché se devo creare dei dipinti mi servono davvero tantissimi pennelli per l'acquarello. Innanzitutto la cosa più importante: se devo dipingere ad acquarello, devo avere con me la pennellessa per creare l'effetto bagnato su bagnato. Quindi questo quello uso spesso per bagnare il foglio, per bagnare la superficie del foglio, che mi serve per creare l'effetto bagnato su bagnato. Infatti utilizzo spesso questa pennellessa. Sono dei pennelli tondi che contengono maggiormente l'acqua, e ci sono anche dei pennelli piatti che contengono meno acqua. Parlando del pennello piatto, utilizzo questo perché questo qui può creare degli effetti interessanti. Non mi ricordo la marca, però questo pennello è così morbido che si possono davvero creare dei texture interessanti. Quindi io utilizzo questo. Senza di questo, diciamo, mi sento anche un pochino
penso. Invece di prendergli conti utilizzo questo set di Da Vinci, quindi sono professionale, sono sempre morbide, veramente morbide, che contengono maggiormente l'acqua, che questo pennello è sintetico, che lo utilizzo molto sui dipinti importanti come con lo Schmidt Hodagon, anche con lo studio di Vincenzo Newton. Quindi questo pennello che costa un pochino di più, ma alla sua qualità davvero superiore, quindi lo utilizzo questo pennello qua. Avete visto i miei materiali d'acquarello, quindi vi consiglierei, se siete dei principianti, di avere con voi la carta buona, giustamente non c'è un dubbio, perché quando si dipinge all'acquarello è importantissimo anche la carta, i pennelli buoni e i colori buoni. Se non avete questo budget di spendere per comprare i colori, vi consiglierei di comprare meno colori ma di qualità ottima, per creare i vostri primi dipinti all'acquarello come studio. Infatti vi consiglierei di prendervi i colori primari, così imparate anche a mescolare i colori. Infatti vi consiglio le linee studio, non partite sempre dai professionali che costano un pochino di più, partite dallo studio, poi dopodiché se siete interessati, vi piace questa tecnica e volete portarlo avanti, potete anche passare qui a Acquarelli Professionale. È tutto. E cosa ne pensate su questo video? Scrivetemi nei commenti quali sono i materiali che utilizzate e quali sono le domande che volete farmi. Quindi scrivetemi nei commenti e vi saluto e vi auguro un buon disegno e buona pittura da Da Vinci Art.